Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questo giacchettino corto a maniche corte con la tecnica top down. L'ho voluto corto visto che siamo in previsione della primavera e dell'estate, sopra un jeans con una canotta da sotto, è molto carino e anche molto simpatico. Poi ho messo un bottoncino. Questo infatti si attacca dal collo e poi sotto è libero, infatti poi si apre anche un poco. Ho lavorato con la tecnica top down, ho messo su 94 catenelle per la mia taglia, ho preso la circonferenza del collo e ho messo su 94 catenelle. Però se voi lo volete fare più largo, vi dico poi, vi scrivo nel box sotto se volete farlo sia da 100 catenelle, volete mettere su 100 catenelle o 104 catenelle e ve lo lascio scritto sotto. E niente, e poi ho fatto delle maglie alte in rilievo in costa. Questa è la lavorazione, molto semplice e molto veloce. Adesso partiamo con il tutorial. Io adesso vi faccio vedere un campione, non faccio tutto. Quindi io ho montato 94 catenelle più 3, 1, 2 e 3. Vado nella quarta catenella e faccio una maglia alta. Adesso faccio un'altra maglia alta. Dobbiamo fare di un totale di 19 maglie alte. Quindi vado a fianco e faccio un'altra maglia alta. E continuiamo fino ad avere 19 maglie alte. Delle 19 maglie alte, fatta la 19ª maglia alta, faccio 2 catenelle, 1 e 2, e rientro nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Quindi questa è già la parte del davanti. Adesso dobbiamo fare la parte della manica e facciamo 13 maglie alte. Vado a fianco e faccio una maglia alta. Vado a fianco e faccio un'altra maglia alta. Vado a fianco e faccio un'altra maglia alta. Continuiamo così fino ad avere un totale di 13 maglie alte. Fatte anche le 13 maglie alte, facciamo di nuovo le 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta. Adesso dobbiamo fare la parte del dietro, quindi dobbiamo fare di un totale di 30 maglie alte. Vado a fianco e faccio una maglia alta. Vado a fianco e faccio un'altra maglia alta. E continuiamo così fino ad avere 30 maglie alte. Fatte le 30 maglie alte, anche qui facciamo le 2 catenelle e rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Adesso stiamo dividendo il dietro, adesso dobbiamo fare di nuovo la parte della manica e dobbiamo ripetere le 13 maglie alte, quindi vado a fianco e faccio una maglia alta. Vado a fianco e faccio un'altra maglia alta e continuiamo così fino ad averne 13. Proseguiamo fino ad avere 13 maglie alte. Fatta la 13ª maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Adesso dobbiamo fare di nuovo la parte del davanti. Abbiamo detto che dobbiamo fare 19 maglie alte, quindi vado a fianco e faccio una maglia alta. Vado a fianco e faccio una maglia alta di un totale di 19 maglie alte. Una volta che abbiamo sistemato, abbiamo suddiviso il lavoro, adesso giriamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e sotto saltiamo la prima, andiamo nella successiva, dobbiamo fare tutte maglie alte. Quindi questa è la seconda. Vado a fianco e faccio un'altra maglia alta, vado a fianco e faccio una maglia alta. Continuiamo a fare maglie alte fino ad arrivare nell'archetto delle 2 catenelle di separazione.
Arrivate alle due catenelle di separazione, ho fatto l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta e adesso entro nelle catenelle e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro dentro e faccio un'altra maglia alta. Quindi abbiamo fatto un altro aumento. Adesso vado a fianco, la prima maglia disponibile, maglia alta, e faccio una maglia alta. Vado a fianco e faccio un'altra maglia alta, vado a fianco e faccio un'altra maglia alta. Dobbiamo continuare in questo modo fino ad arrivare alle altre 2 catenelle di separazione e fare di nuovo un altro aumento. Continuate così fino alle 2 catenelle di separazione. Alle 2 catenelle di separazione facciamo la stessa cosa, entriamo dentro e facciamo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientriamo dentro e facciamo un'altra maglia alta. Adesso facciamo maglie alte sotto ogni maglia alta, quindi vado a fianco, la prima maglia disponibile, una maglia alta, vado a fianco e faccio un'altra maglia alta e continuate in questo modo fino alla fine del giro, dove abbiamo le maglie alte con le catenelle di separazione, all'interno facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e continuiamo così fino alla fine del giro. Una volta che avete finito anche tutto questo giro, girate il lavoro e ricominciamo da capo, facendo sempre le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Vado nella maglia alta sottostante successiva e faccio una maglia alta. Vado nella maglia alta sottostante successiva e continuo con la maglia alta. E dobbiamo continuare in questo modo fino ad arrivare all'aumento. Alle maglie alte divise da 2 catenelle e continuiamo così fino a questo punto. Arrivati a questo punto, facciamo come al solito una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientriamo dentro e facciamo un'altra maglia alta. E adesso continuiamo con le maglie alte sottostanti senza aumentare, senza fare niente, fino a quando non arriviamo alle 2 catenelle di separazione e facciamo all'interno una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e dobbiamo continuare in questo modo per tutto il lavoro. Il mio misura dal collo fino allo scalfo manica, diciamo 25 centimetri. Io l'ho fatto lungo di 25 centimetri anche perché la manica la volevo un po' più scesa. Se voi vi rendete conto che la manica o il seno per il seno è stretto, continuate altri giri fino a quando non arrivate alla vostra larghezza giusta. Quindi continuate in questo modo fino quando volete. Ripeto, io ho fatto 25 centimetri. Se volete seguire il mio modello, arrivate a 25 centimetri e poi vi faccio vedere come continuare per la manica. Una volta che avete misurato dal collo e avete fatto i 24 o 25 centimetri, oppure se volete una taglia più grande, se fate qualche centimetro in più, vi fermate e adesso dobbiamo chiudere la manica e dobbiamo continuare con la parte di sotto e adesso vi faccio vedere come. Quindi una volta che avete stabilito la vostra lunghezza, vi fermate. Ripeto, questo è un campione che sto facendo. Vi fermate. Adesso dobbiamo fare maglie basse tutto intorno al lavoro e ci fermiamo alle prime catenelle di separazione. Quindi continuiamo in questo modo, ci alziamo di una catenella, andiamo a fianco e facciamo una maglia bassa, andiamo a fianco e facciamo una maglia bassa, andiamo a fianco e facciamo una maglia bassa. Ci fermiamo a questo punto.
Una volta che abbiamo fatto maglie basse tutto intorno nella parte del davanti, ho fatto anche 2 catenelle sulle due, ho fatto 2 maglie basse sulle 2 catenelle di separazione. Adesso faccio 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E mi aggancio, piego il lavoro e mi aggancio alle catenelle di separazione. Una volta che pieghiamo il lavoro, ci troviamo giusto sulle catenelle di separazione della parte del dietro. Quindi prendo, entro dentro da questa parte e faccio una maglia bassa. Giro il lavoro e adesso continuo nella parte del dietro. Devo fare adesso le maglie basse tutto intorno. Quindi vado a fianco e faccio una maglia bassa. Vado a fianco e faccio una maglia bassa. E devo continuare tutta la parte del dietro e mi fermo dove ho le catenelle di separazione della manica del dietro. E mi fermo qui a questo punto. Fatte anche maglie basse tutto intorno al dietro, faccio di nuovo le 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E mi aggancio piegando il lavoro e mi aggancio di nuovo alla manica del davanti. Entro da questa parte e chiudo con una maglia bassa. Adesso giro il lavoro e continuo con le maglie basse intorno anche tutto il davanti. Vado a fianco e faccio una maglia bassa, vado a fianco e faccio una maglia bassa e continuiamo così fino a finire tutto il giro. Finito tutto intorno le maglie basse e abbiamo chiuso la manica, ecco come si presenta il lavoro. Questo è quello piccolo. Adesso il lavoro continua in questo modo. Dobbiamo alternare, ecco qui se si vede, dobbiamo alternare 4 giri di maglie basse in costa e 4 giri di maglie alte. E facciamo sempre un giro di 4 giri di maglie in costa e 4 giri di maglie alte. E poi voi continuate fin dove volete. Io ripeto, l'ho fatto corto perché a me piaceva così. Però potete continuare sempre alternando questi 4 giri e finire fin dove vi piace. Anche lo potete fare una giacchetta più lunga. Adesso vi faccio vedere come ho continuato. Quindi, una volta che ho fatto tutto qui, tutto questo, ho girato il lavoro, ho fatto una maglia per alzarmi, ho girato e vado nella l'asola di dietro, la prendo e faccio una maglia bassa. Prendo l'asola da dietro e faccio una maglia bassa. Prendo l'asola da dietro e faccio una maglia bassa e continuo così fino alla fine del giro. Quindi dobbiamo fare altri 3 giri, di un totale di 4 giri. E continuiamo così. Una volta che si è raggiunti le catenelle dove abbiamo unito la manica, anche qui dobbiamo prendere l'asola da dietro e facciamo la maglia bassa in costa dietro. Prendiamo l'asola da dietro e facciamo in questo modo. L'asola da dietro e continuiamo in questo modo. Quindi continuiamo anche dall'altra parte in questo modo. Adesso facciamo il dietro. E ci vediamo alla fine del giro. Una volta fatto i 4 giri, adesso dobbiamo alternare i 3 giri di maglie alte. Quindi, primo faccio le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Vado nella maglia bassa in costa successiva sottostante e faccio una maglia alta. Nella maglia bassa in costa sottostante faccio una maglia alta e ripetiamo 4 giri di maglie alte. E continuate in questo modo. Una volta che poi
avete stabilito la vostra lunghezza e avete fatto le maglie basse in costa e le maglie alte, decidete voi la vostra lunghezza desiderata. Io ho voluto così corto, infatti ho fatto solo 4 giri di maglie alte, maglie basse in costa, 4 giri di maglie alte, altri 4 giri di maglie basse in costa e poi ho fatto gli ultimi 4 giri di maglie alte e ho chiuso qua. Però voi potete continuare fin dove volete, fino alla vostra lunghezza desiderata. Anche questo video tutorial è finito. Se vi è piaciuto mettete un like e se vi va di condividere con i vostri amici il mio questo lavoro o altri miei video. E ci vediamo presto con altri nuovi video tutorial. E se volete anche iscrivetevi al mio canale.